Buon pomeriggio, benvenuti al secondo weekend dedicato alle capacità organizzative. Oggi qui con noi c'è il dottor Paolo Pedronetto, fa parte della società People and Performer, così come il dottor Nardini dello scorso fine settimana. In questi due giorni, tra oggi e domani, affronteremo le tematiche relative al problem solving e capacità decisionali. Invece domani affronteremo più l'aspetto legato alla gestione delle riunioni. Non vi rubo altro tempo, passo subito la parola al dottor Pedronetto. Buon proseguimento, insomma, e buona lezione. Ok? Benissimo. Bene, buongiorno a tutti, e mi fa molto piacere essere qui con voi per questo pomeriggio dedicato ai problemi. Uno dei primi problemi, fra l'altro, che devo affrontare è anche quello di riuscire a fare una lezione per voi interessante nel momento di maggior caduta anche magari dell'attenzione, che voi sapete che i corsi, l'ora più difficile è esattamente questa, insomma. Quindi spero di riuscire a superare questo momento e che voi con me lo possiate superare. Fra l'altro, se non vi dispiace, se ci diamo del tu, se lasciamo perdere titoli accademici e tutto, ecco, anche con Ezio c'è stato un ambiente, mi ha trasmesso molto, molto, molto amichevole, molto colloquiale, e quindi anzi io adesso vi farò vedere un po' le mie competenze, non tanto per dirvi come se sono bravo o meno, ma anche per inquadrare un po' le cose che conosco, e così in questo modo anche voi potete beneficiare, ecco, della giornata. Io non sono un docente professionale, anche come docente universitario, e quindi nella mia esperienza professionale sono più abituato al dibattito, al litigio, alla soluzione dei problemi, ecco, in senso concreto. Quindi per me il successo di questa nostra riunione sarà basato molto anche sul fatto che io abbia potuto trasmettervi delle cose che per voi possono essere utili sia nella vostra vita professionale sia eventualmente nelle vostre scelte. Allora, il tema quindi passo un attimo subito vediamo se funziona. Ecco qua. Allora, ecco, l'ho fatto un po' come disegno, anche perché qui sapevo che vengo in una sede della creatività, anche a me piace disegnare, quindi una delle mie vocazioni da bambino era un po' quella di fare il disegnatore di fiabe. Poi sono entrato nella direzione personale e quindi un po' di fiabe ho continuato a raccontarle, ma in effetti questa è un po', la mia vocazione. Io sono entrato nell'85, dopo la laurea in scienze politiche, in una grossa multinazionale, in IBM, e in quell'epoca era un'epoca molto fortunata rispetto ai problemi che viviamo oggi, perché il mio incarico era quello di cercare degli ingegneri e anche dei laureati in discipline economiche e scientifiche su tutto il territorio nazionale. Quindi buonasera. Per cui la mia esperienza è stata proprio quella relativa alla selezione del personale e alla ricerca di personale. Dopodiché ho fatto parte della mia attività in alcune, non dico società, ma mi sono occupato di vari progetti, quindi EFQM adesso è abbastanza fuori moda, ma è l'European Foundation of Quality Management, dove c'era il modello, ecco, di qualità totale, e poi ho avuto modo di fare responsabile personale di una piccola società di software che è la SAP Italia Consulting. Oggi, e la faccio breve, la foto del mio blog, mi occupo per due società principali, una è quella già citata di People and Performance, l'altra è l'Istud, che credo che sia abbastanza conosciuta qui da voi, perché ci sono molti studenti che vengono dalla Puglia a frequentare anche i master, e quindi lì faccio un'attività di docenza e di gestione, ecco, di determinati clienti. Bene, io volevo passare, se possibile, per conoscervi, anche un attimo la parola a voi, passiamo da questa parte, in modo che anch'io posso rendermi conto di quelle che possono essere le eventuali esigenze. Prego, possiamo partire da qui a dire una piccola presentazione. Ah già, che ci vuole il microfono, è vero. Buonasera. Funziona? Sì. Buonasera, sono Giuseppe Di Donna, legale rappresentante di una
cooperativa di trasporto pubblico da piazza, anche per disabili, trasporto disabili. Sono 150 imprese che gestisco, ovvero 150 partite IVA, che in questo momento soffrono un po' in maniera molto importante. E le problematiche sono quelle che giornalmente dovremo cercare di risolverlo. È un po' dura, è un po', come dire, un periodo un pochettino strano che è, diciamo, da tempo, sono già 5 anni che abbiamo questa crisi e i problemi sono sempre più invalicabili. Ho capito. Tutto qui. Quindi c'è una vasta, diciamo, esperienza anche nella gestione di problemi, eccetera. Ho a che fare con le amministrazioni comunali, e anche poi con le persone sul campo viviamo tutte quelle che sono le problematiche, insomma, delle volte sono causate dalla burocrazia, delle volte sono causate dalla nostra inefficienza mentale a dover cambiare, a dover porci in maniera diversa al futuro, quindi un po' come conservatori, no? Quindi certo. Questo non fa che, diciamo, regredire l'azienda, purtroppo. Va bene, è una vasta panoramica di problematiche. Prego. Buonasera, sono Gianluca Di Donna, ho 26 anni e lavoro in un albergo a Bari. Mi occupo della organizzazione e della preparazione delle sale meeting, dei meeting per l'albergo. Bene, bene, ottimo. Così quindi utilizzeremo anche la tua esperienza, anche visto che dobbiamo gestire dei gruppi, delle riunioni, eccetera, quindi sotto questo profilo sono informazioni che avremo utili anche per la prossima, per domani, quando parleremo delle riunioni. Grazie. Prego. Io sono Francesca, sono studentessa di architettura. Trovo questo corso, anche questa giornata, molto interessante perché affrontare i temi dello stress, della gestione del tempo, delle riunioni, risolvere i problemi, sono tutte cose che mi riguardano da vicino perché, diciamo, in ambito lavorativo si lavora sempre in gruppo, cioè sono cose utili e sono utili anche forse da un punto di vista personale, anche poi per affrontare altre situazioni in ambito personale e non solo lavorativo. Certamente, okay. Mi sembra un'osservazione molto, molto importante. Insomma. Ci vuole metodo nel risolvere i problemi, ma bisogna anche avere, che questo metodo può essere utilizzato sì nei problemi organizzativi, di cui parleremo prevalentemente, ma possono anche essere utilizzati nei problemi anche di relazione anche sociale con il proprio interesse, con la propria vita. Prego. Buonasera, sono Giovanni. Giovanni. Lavoro in una concessionaria di macchine agricole, mi occupo della gestione amministrativa, acquisti e vendite, clienti e fornitori. Ho capito. Bene, prego. Grazie. Buonasera, sono Maria Luigia, mi occupo prevalentemente, cioè praticamente tiro avanti l'attività di mio padre, che è un imprenditore, quindi dovrei essere un'imprenditrice io a questo punto, e ovviamente mi occupo di tutti i problemi della mia azienda. Bene, quindi un grande panorama, di problemi, panoramica. Una grande varietà. Salve, sono Domenico, lavoro sempre per l'azienda da 7 anni, mi occupo del post vendita, quindi tutto quello che riguarda la parte successiva alla commercializzazione di macchine, o comunque la gestione sia dalle commesse di lavoro fino alla fatturazione finale. Questo è tutto. Capito. Sono Lio Soranna, geometra, e in relazione al lavoro penso che il problema della capacità decisionale riguarda spesso anche i capi. Assolutamente. E quindi soprattutto le tempistiche di queste decisioni sono importanti spesso per ragioni economiche, insomma, e sarebbe interessante saperne di più, insomma, tutto qui. Bene, grazie. Buongiorno, sono Piero Quaranta, sono un imprenditore di Taranto, abbiamo un'azienda che produce tubi e manicotti in gomma per il settore motoristico. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo riscontrato una velocizzazione dei processi in maniera incredibile
Siamo molto spesso in difficoltà, per cui con molta umiltà ho pensato che frequentare un corso sulle capacità organizzative nel contesto del key management fosse importante per la gestione del tempo, per la gestione della reattività sui mercati, che oggi è molto importante. Ho chiesto a mia figlia Alessia di accompagnarmi, lei è studentessa di economia a Roma, e non è ancora attiva in azienda, però ci auguriamo a breve. Bene. Okay. È una bella sfida, mi date, insomma, perché in effetti quando si parla di processi, insomma, quindi Alessia ti ha già presentato papà, benissimo. Sì, mi chiamo Francesco Longo, ho 49 anni. Il mio percorso è un po' atipico. Dopo la formazione scolastica sono entrato in Pirelli, sono stato analista dell'organizzazione della produzione per circa 4 anni. Dopodiché sono passato in una società, in Pirelli a Milano, sono passato in una società qui a Taranto che si chiamava Belleli, che costruiva, abbiamo costruito una piattaforma petrolifera, mi sono occupato di pianificazione e controllo del progetto. Al termine del progetto la società ha subito una grossa crisi, quindi mi sono diversificato, sono tornato di nuovo su a Milano, ho ricoperto in una società IT il ruolo di delivery logistic manager. Anche lì dopo 3 anni abbiamo avuto una crisi e mi sono di nuovo riciclato, utilizziamo questo termine, a Rimini, costituendo una cooperativa di servizi, certo, nell'ambito sanitario. Siamo arrivati a essere fino a 130 dipendenti e mi sono occupato del personale, ero responsabile del personale. Questo l'ho ricoperto per circa 7 anni e dopodiché anche lì c'è stato il fallimento e quindi ho dovuto interrompere il mio rapporto di lavoro e sono tornato nella mia città natale, che è Brindisi, dopo circa 30 anni. Ho capito. E quindi hai viaggiato molto, un'esperienza molto variegata e diversificata, insomma. Quindi, bene. Ciao a tutti, sono Nicolò, abito a Necattaro. Attualmente, o meglio, da sempre, lavoro in un'azienda che opera nel settore dei servizi agli enti pubblici. Sono stato fino all'anno scorso responsabile dell'area di sviluppo commerciale. Adesso invece coordino la parte di produzione e sono l'interfaccia dell'azienda nei confronti della clientela, in questo caso dei nostri clienti, ovvero della pubblica amministrazione. Sono molto, come dire, curioso rispetto alla capacità di al decision making, questa capacità di essere reattivi, di stare sul pezzo, come dico io, al momento giusto e al posto giusto. Bene, è già la seconda osservazione che colgo, insomma, la necessità di essere veloci, ecco, quindi nel prendere delle decisioni. Ciao, sono Gabriele, sono laureato in ingegneria informatica. Attualmente sto realizzando un progetto di startup accanto a altre 3-4 persone. Realizzazione di sistemi software in ambito web, in particolare il dominio LCT Social Innovation. Bene. Buonasera, sono Marika, ho 22 anni e frequento l'università, sono ancora una studentessa, studio scienze del servizio sociale e sto facendo volontariato presso il comune di Necattaro come servizio civile. Ho capito, bene. Mi chiamo Lella, sono un'assistente sociale e lavoro presso il comune di Necattaro e presso altri comuni. Mi occupo di coordinamento dei servizi e mi occupo anche della presa in carico delle persone, dell'utenza. Penso che sia sufficiente a questo. Certo, benissimo. Ciao. Sono Angela, sono laureata in scienze della formazione e al momento mi sto occupando di project management, quindi progettazione per il terzo settore e il servizio civile. Mi interessa appunto questo corso sia perché mi piace imparare cose nuove, sia perché comunque le tematiche sono anche importanti per approfondire il mio lavoro, oltre che per motivi personali. Benissimo, bene, grazie. Buonasera, sono Santa, vengo da Rutigliano, sono ragioniera, solo dallo scorso anno però ho cominciato a lavorare
ad affiancare mio marito nel settore della commercializzazione di uva da tavola all'estero. Quindi, essendo un prodotto deperibile, vi lascio immaginare come sia delicato nel prendere decisioni per insomma, soddisfare le richieste dei clienti. Tutto qua. Bene. Mi faccio portavoce dei miei colleghi, Vito Stefano, Luigina, Marilisa e Tommaso, siamo i soci fondatori di Forland. Abbiamo organizzato questo laboratorio perché è un laboratorio che serve principalmente, è inutile nasconderlo, a noi, perché ci interfacciamo con enti pubblici, regioni, province, comuni e quant'altro. Quindi per noi tutto il percorso, compresa quindi anche la giornata e le giornate che vivremo oggi e domani, sono fondamentali nel nostro lavoro. Riteniamo opportuno anche che chiunque possa seguire questo tipo di percorso, perché è utile in ogni ambito, come abbiamo visto. Certo. Nient'altro. Passo il microfono un attimo. Lo passiamo di là, c'era ancora... Grazie. Mi scuso del ritardo, sono Francesco Lombardo, sono un dirigente del comune di Noicattaro, mi occupo di diversi settori, dalla cultura, affari generali, contenzioso, servizi sociali. Sono interessato al corso perché ritengo utile apprendere delle tecniche di management, anche se sono formate in ambito privato, cercare di dare un contributo e acquisire esperienze formate nel settore privato. Quindi sono molto interessato. Bene, grazie mille per... Bene, grazie a tutti. Allora, mi avete messo una bella sfida, insomma, perché di fatto rappresentate sia professionalità sia esigenze piuttosto variegate. Dovete tenere presente, fra l'altro, che i corsi in generale relativi al problem solving e alla comunicazione di solito venivano fatti in 2 giorni, addirittura quando ho iniziato a lavorare io venivano fatti addirittura in 1 settimana. Quindi necessariamente noi dovremo cercare di dare qualche spunto, pensando che poi tutte queste cose necessitano ovviamente di essere approfondite per essere assimilate. Quindi ci sarà un'agenda che anche più che è limitata, ma cercheremo appunto di focalizzarla le cose essenziali ma le cose fondamentali. La prima cosa che è quella di individuare, come si fa ad individuare un problema, quindi che cos'è un problema e quindi verificare quali possono essere poi le cause del problema. Secondo punto, sviluppare una soluzione e quindi acquisire alcune tecniche di problem solving, e parleremo anche di una qualità che secondo me è importante, che è quella della creatività, perché sappiamo che molti problemi, almeno quello che cercherò di dimostrarvi, è che l'approccio lineare della soluzione dei problemi, che di solito è l'approccio della soluzione dei problemi chiusi, nel senso la macchina non mi parte e quindi verifico in sequenza tutto quello che possono essere le cause della non partenza dell'auto, e molto spesso invece i problemi che ci ritroviamo, quindi i problemi aperti, i problemi che non hanno una soluzione, richiedono sicuramente quello che si dice di pensare fuori dalla scatola. E quindi il fatto di acquisire una cosa che noi abbiamo già, perché ce l'abbiamo fin dall'infanzia, i bambini sono, come sappiamo, molto creativi e poi dopo è con l'educazione che lo diventano un po' meno, ma volevo dimostrarvi che tutti noi abbiamo delle grandi potenzialità dal punto di vista della nostra creatività e quindi grandi potenzialità nel poter risolvere i problemi. Faremo anche un caso che spero possa divertirvi in questo senso. Terzo punto, poi, tutte le cose dei problemi sono, il setacciare, fra le alternative possibili, decidere qual è la soluzione più conveniente. E quindi fare quello che, fra l'altro, era emerso in molti di voi, quello di decidere, quindi di fare un piano d'azione concreto e decidere in tempi brevi. Avremo anche 3 occasioni di fare pratica. La prima è i crateri e i termosifoni, i crateri nei radiatori, nei radiatori delle automobili, fra l'altro, mi sono sbagliato, ho messo un termosifone d'appartamento, eccetera, che è un caso abbastanza classico di problem setting, quindi di individuazione di quelle che sono le cause di un determinato problema, e questo è un problema di tipo produttivo. Poi avremo sviluppare la soluzione, questa è una cosa abbastanza
creativa e quindi di, siamo tutti ingegneri o quasi, ma il titolo è appunto, l'ho un po' inventato per sottolineare, diciamo, la possibilità di trovare una soluzione attraverso delle, diciamo, un'ideatività che non è, diciamo, collegata alla sequenza, ecco, di come possono essere le cose. E poi l'ultima cosa, decidere, ci diciamo sempre in gruppo, cercheremo di individuare, di essere un po' tutti selezionatori e quindi di scegliere fra 5 candidati quello che è più attinente a quella che è, diciamo, la posizione richiesta. Vi anticipo anche la seconda giornata con l'augurio proprio di ritrovarci qui anche domani, perché ritengo che anche in questo caso possiamo avere delle cose che mi auguro possano essere interessanti per voi. Nella parte, ecco, delle riunioni, da una parte c'è l'elemento, diciamo, pratico, pragmatico, come sono i requisiti per organizzare una riunione efficace. Dopodiché parleremo della comunicazione, dei giochi relazionali e quindi parleremo di una seconda competenza che ha delle affinità con la creatività, perché anche questa nasce nell'infanzia e viene, diciamo, poi... E diciamo anche in questo caso la nostra educazione poi ci rende probabilmente meno assertivi. Naturalmente questo dipende ovviamente dalle situazioni e dall'esperienza di ciascuno. E dopo troveremo poi un altro piccolo lavoro di gruppo, anche questo basato un po' in creativo, per capire una delle tecniche più, diciamo, utilizzate nel campo della gestione delle riunioni, che sono le tecniche di brainstorming, dove in effetti c'è da trovare anche in questo caso un'idea creativa. Anche qui abbiamo, diciamo, 3 lavori, in particolare, visto che uno dei problemi principali è anche quello del lavoro, quindi chiunque ha parenti, amici o su se stesso, l'elemento del trovare un'occupazione lavorativa, qui lo confesso, sono un po' nella mia area di comfort, che è quella di nascere un po' come selezionatore personale, e quindi avremo, ecco, qui nella parte della comunicazione e i giochi relazionali, faremo anche in questo caso un'individuazione di trovare le risposte migliori a 12, diciamo, domande chiave che di solito i selezionatori fanno secondo le regole dell'assertività, e quindi trovare un po' di fare una discussione in questo. Vi anticipo che non ho intenzione di far uscire le persone, ma, diciamo, il lavoro in modo che facciano la simulazione come a volte si fa in questi casi, ma sarà tutto un lavoro di gruppo, un lavoro collettivo come è nella dinamica delle riunioni. Nello stesso caso, appunto, come dicevamo, anche l'invenzione, ecco, di un prodotto come la cola, ecco, vedremo un po' com'è questo aspetto un po' curioso che ci permetterà, ecco, di sviluppare sempre in gruppo quello che è, diciamo, la meccanica delle tecniche di brainstorming. Non ho l'ambizione di essere particolarmente, diciamo, approfondito su queste cose, però anche se abbiamo magari lo strumento del microfono che ci può impedire un po', vi prego, interrompetemi, fatemi delle domande, perché, come vi dicevo precedentemente, mi farebbe piacere, appunto, che questo nostro incontro fosse partecipato e anche orientato a quelli che sono i vostri interessi. Bene, è tutto chiaro? Avete già domande, osservazioni? Ok. Allora, cominciamo nella prima parte a quell'aspetto di individuare un problema. Allora, la cosa sono 3 punti, ecco, che volevo condividere con voi. La prima è quali sono, appunto, ve l'ho anticipato, la grande matrice, ecco, di quelli che sono i problemi chiusi e i problemi aperti. E poi una riflessione sulle cause dei problemi, che è una cosa che spesso ci dimentichiamo, perché la regola dell'80-20, come vedremo, è una regola controintuitiva, ma che tutti noi in qualche modo conosciamo. È la regola che ha introdotto Vilfredo Pareto all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, che presumo che molti di voi lo conosciamo. Ecco, faremo un piccolo approfondimento di questo proprio per, diciamo, vedere che poi è un po' una regola guida, ecco, sull'aspetto di come risolvere i problemi. Dopodiché avremo, diciamo, in questa parte un'esercitazione per trovare il problem setting, la definizione delle proprietà, delle priorità e, diciamo, l'uso del linguaggio appropriato, e quindi come, diciamo, indagare per quanto riguarda la gestione delle cause. Allora, un problema sorge quando?
Beh, qui ci sono già delle definizioni che possiamo diciamo, avere come riflessione. Allora, un soggetto ha degli stimoli che lo spingono verso una meta ed è fallito il primo tentativo di raggiungerla. Quindi questo è, diciamo, un problema. È la percezione che abbiamo, che c'è un limite in cui non siamo riusciti. Può essere un problema, diciamo, di tipo scolastico, può essere un obiettivo di tipo pratico dell'aver raggiunto magari un determinato risultato, può essere qualsiasi cosa. La seconda definizione è anche un po' più sottile. Un essere vivente motivato a raggiungere una meta, come tutti noi, non riusciamo a farlo in modo automatico, ma abbiamo bisogno di promuovere una serie di comportamenti per riuscire a trovare una soluzione. Una cosa che mi viene in mente, appunto, che è un libro, che già ne parlavo prima, ecco, di Robert Cialdini sulle tecniche assertive, e lui esordisce con il comportamento della tacchina, che non so se sapete, ecco, la tacchina è molto, diciamo, attenta ai suoi piccoli, però è attenta soltanto se questi pulcini fanno pio pio. Per cui hanno fatto questa sperimentazione, questo è un libro sulle tecniche, diciamo, di convincimento, ecco, quindi la tacchina come si comporta? La tacchina, diciamo, se il pulcino fa pio pio, subito lo mette sotto l'ala e lo accudisce. Ma se il pulcino non fa pio pio, lo lascia perdere. Si è fatto un esperimento, ecco, in Cialdini viene citato questo esperimento, che si è, diciamo, mostrata una puzzola, una faina, che naturalmente è un animale da preda, ecco, dei pollai, e quindi è il nemico numero uno della tacchina. Quindi la tacchina, appena vede la puzzola, diciamo, reagisce molto violentemente perché difende il territorio. Però hanno provato, con una puzzola di pezza, a mettergli un registratore e farle pio pio, e la tacchina si prende la puzzola sotto l'ala. Quindi vedete che questi sono i riflessi, diciamo, condizionati. E noi ci fa un po' sorridere questo tipo di atteggiamento, no? Che abbiamo, che di quanto può essere magari stupido l'animale. Di fatto questo è un aspetto, diciamo, importantissimo dal punto di vista evolutivo, perché il pulcino che fa pio pio è un pulcino che sta bene, quindi ha più probabilità di riuscire a sopravvivere nella specie, quindi a promuovere, cioè a riuscire a perpetrare la sopravvivenza della specie, quindi questo comportamento, che può sembrare stupido di soluzione del problema, in effetti è un comportamento che, diciamo, permette, diciamo, alla specie dei tacchini di poter sopravvivere. Poi naturalmente parliamo di tacchini d'allevamento, sopravvivono per altre ragioni. Un altro elemento su cui c'è un problema è quando una persona, un soggetto, ha dubbi su quale può essere, diciamo, un'efficacia di due o più sequenze di azione. E quindi il processo di soluzione è rivolto proprio a chiarire questi dubbi. Terzo e ultimo punto è quello relativo al livello di performance atteso. Quindi questo è un po' l'aspetto che noi proveremo a fare poi con questo caso, e che quindi in cui il livello di performance non è, diciamo, secondo le aspettative, e quindi, diciamo, è necessario, diciamo, raggiungere un diverso riconoscere le cause di questa performance inaccettabile. Allora, secondo voi, volevo chiedervi, i problemi esistono in sé o meno? Da questo tipo di considerazioni possiamo in effetti riconoscere il fatto, come si viene detto, che i problemi non esistono, perché i problemi sono la rappresentazione mentale che noi abbiamo dei problemi. Tanto per farvi un esempio, il problema della macchina non parte, se devo andare a una riunione importante o di lavoro, eccetera, è un problema, diciamo, grave. Ma se non parte la macchina di mio padre, che domani compie 95 anni, e quando va al bar con la macchina poi se la dimentica, e adesso è quando la devo recuperare, di solito la portano via i vigili, quindi la recupero al deposito con 200 euro di multa, il fatto che adesso la sua macchina non parte per me è una soluzione, è un non problema. Allora, una cosa sulla quale bisogna, come primo spunto di riflessione, è che la maggior parte dei problemi è un elemento
che diciamo è nella costruzione mentale che noi ci facciamo. Se pensate soprattutto anche agli aspetti finanziari che ci vengono detti tutti i giorni, allo spread, a queste cose, ecco, dobbiamo vedere in effetti come, diciamo, anche questo tipo di comunicazioni, una parte importante è come il problema viene comunicato. Perché anche come viene comunicato e poi anche, lo vedremo, come questo problema viene risolto, perché ci sono un sacco di distorsioni che poi inibiscono sia la decisione sia poi la soluzione. Vediamo appunto problema chiuso, la definizione è molto breve, poi non sto lì a fare troppe definizioni, ma andiamo poi sulla pratica. Allora, il problema chiuso è la macchina non parte, quindi definisco lo scostamento, rappresento il sistema, faccio un'ipotesi sulle cause e quindi vedo i motivi per cui la macchina non parte, faccio la prova della soluzione possibile, se la causa è stata individuata, diciamo, a questo punto la causa può essere rimossa. E quindi questo è un problema chiuso perché è circoscritto, se volete, a quello che è il mondo, diciamo, meccanico dell'automobile. Tuttavia, se il problema invece è sconosciuto e non è risolvibile, ecco che passiamo all'elemento del problema aperto. E la maggior parte dei problemi che vogliamo trattare noi sono quelli anche dei problemi aperti, dove in effetti l'elaborazione di una soluzione è molto più sofisticata e dove, come vedremo, affronteremo, ci vuole una metodologia per definire l'obiettivo, per, diciamo, sviluppare le soluzioni alternative e quindi poi per prendere la decisione migliore possibile in questo tipo di alternative. Avete domande, osservazioni su quanto detto? Bene, vediamo anche, quindi i problemi non vengono mai soli, però c'è una regola che in effetti è una regola, fra l'altro, empirica, quindi è basata sulle osservazioni, non c'è nessuna, diciamo, prova scientifica di queste osservazioni. Voi, come sapete, probabilmente tutti conoscete, ecco, Vilfredo Pareto, la regola 80-20, ne faccio un piccolo riassunto storico. Pareto è stato ingegnere, sociologo, economista, e chi ne ha più ne metta, ed è stato anche una delle personalità che avrebbe potuto anche, se volete, essere ricordato come una delle persone più intelligenti. Diciamo che, avendo nella sua vita poi sostenuto, adesso poi di la cosa risale alla notte dei tempi, però sostenuto Mussolini, avendo delle relazioni su questo, poi diciamo che è stato poi messo un po' sottotono, un po' dimenticato. In ogni caso, la sua regola è ripetuta ed è stata ripresa anche in un libro interessante che ha un titolo, come al solito per quanto riguarda il marketing italiano, è se volete utilizzare al 100% del vostro cervello, che non è che sia il massimo, ma è l'80-20 manager nel libro in inglese. Poi casomai vi darò sul sito così una piccola bibliografia dei testi che ho ritrovato più interessanti su questo, che basa proprio tutta, diciamo, la gestione, quindi mi rivolgo anche a chi è imprenditore sotto questo profilo, basa proprio tutta la gestione della managerialità proprio sulla regola dell'80-20, perché la regola dell'80-20 è fondamentale, perché vuol dire che il 20% degli eventi dà origine alla maggior parte degli effetti. E adesso vediamo una piccola carrellata di questi eventi. Avrei dovuto fare forse un menù a tendina, ma li vediamo tutti insieme. Allora, lui aveva calcolato che il 20% della distribuzione della ricchezza in Inghilterra era, diciamo, cioè l'80% della ricchezza era nelle mani del 20% della popolazione. Questo lo aveva fatto per l'Inghilterra del XIX secolo, ma poi ha visto che in effetti, compatibilmente con la ricerca che riusciva a fare, questo valeva anche per il XVII piuttosto che per il XVI. E quindi in effetti la riflessione che facciamo è che poche cause anche nella vita, diciamo, pochi eventi, ecco, scatenano, sono la causa della maggior parte dei problemi, delle tematiche. Allora, se vediamo qua, un'altra cosa, prendendo la popolazione della Gran Bretagna, guarda caso, il 20% della popolazione abita, il 20% delle città
ha, diciamo, vive l'80% della popolazione. In Italia ho fatto lo stesso calcolo, abbastanza semplice farlo, ecco, sulle città oltre 50.000 abitanti che colgono il 60% della popolazione. Altra osservazione è che l'1,5% delle lingue nel mondo è parlato dal 90% della popolazione. Noi abbiamo migliaia di linguaggi diversi, ma alla fine, diciamo, il 90% della popolazione, diciamo, parla soltanto poche lingue. Nell'uso quotidiano noi utilizziamo meno dell'1% delle parole rispetto a quelle che conosciamo. Sono sempre le stesse. Interessante anche l'aspetto di Steve Jobs. Ecco, se qualcuno di voi ha letto la biografia, che però è abbastanza voluminosa, ecco, forse è meglio il suo discorso alla Stanford University, che è uno degli storytelling, l'avete avuto modo di vederlo, è uno degli esempi, ecco, di quello che viene chiamato storytelling più efficaci che ci siano stati, ecco, nella storia. Comunque, per farla breve, Steve Jobs è stato prima licenziato dalla Apple e poi dopo ci è ritornato quando questa società era molto in crisi. E la sua strategia è stata quella di eliminare il 70% dei prodotti, polarizzandosi soltanto su quel 20% dei prodotti a catalogo che funzionavano. Ecco, questo tipo di cosa ha permesso alla Apple di, diciamo, fare veramente un passo avanti, eliminando tutti quei prodotti che non sono produttivi. E questo, dal punto di vista anche del business, è molto importante, perché, se volete, il concetto 80-20, come dicevo prima, è controintuitivo, perché noi pensiamo anche che al 50% delle nostre azioni corrisponde il 50% dei risultati, e invece non è così. Tanto è vero che poi lui ha cominciato ad attaccare l'iPhone. E in effetti si è reso conto come allora, cioè ad attaccare, diciamo, i telefoni cellulari in generale, e si è reso conto che fondamentalmente tutti si lamentavano un po' dei telefoni, perché erano praticamente piuttosto difficili, ma poi soprattutto, diciamo, venivano le funzionalità che erano maggiormente impiegate e richieste, erano difficili da trovare. E lui quindi inventò, diciamo, l'iPhone, anzi prima inventò l'iPod, anche se adesso comunque per la velocità della tecnologia anche questo strumento comincia a essere superato, ma concentrandosi soltanto su quel 20% delle funzionalità apprezzate dai clienti. E nella stessa cosa anche l'iPhone. Che cosa ha detto, diciamo, i vari esperti della materia quando è stato introdotto l'iPhone? Non può funzionare. A livello professionale l'iPhone è un prodotto che non verrà accettato dai professionisti, perché non ha la tastiera fisica come invece il BlackBerry. Questo aspetto si è poi rivelato non corretto, anzi tutti noi, ecco, apprezziamo nello smartphone, no, proprio questo aspetto, questa semplicità di avere queste funzionalità che sono essenziali per noi. Per il videoregistratore è la stessa cosa, per il telecomando, ecco, se pensate quali sono i tasti che utilizzate nel telecomando, vedrete subito, almeno per quanto mi riguarda, però smentitemi se questo aspetto non è vero, però accensione, avanzamento e volume, sono 3 su 30 probabilmente, no? Quindi questo aspetto dobbiamo tenerlo presente, proprio perché i problemi, bisogna andare proprio all'essenziale, ricordandosi sempre che sono pochi fondamentalmente i problemi che veramente spiegano i fenomeni e le cause. Un altro, passo alle ultime descrizioni, che sono, questa è interessante, c'è stato qualcuno che le ha contate, ma ci sono oltre 30.000 tipi di piante commestibili, non mi chiedete quali, insomma, se sono particolarmente saporite o meno, però noi ne consumiamo generalmente solo 11, principalmente. Poi è chiaro che se vediamo la varietà dell'insalata, ma se prendiamo l'insalata piuttosto i fagioli, ecco, se dovessimo poi adesso contarle, in effetti non arriviamo, non ci distanziamo molto da questo numero, rispetto ai 30.000. Le ultime due cose: a New York il 70% dei crimini si riconduce soltanto a 3 codici di avviamento postale. Quindi si sono tutti concentrati soltanto in tre quartieri, in pochi quartieri, nel 3% dei quartieri.
e poi il 5% dei siti web mi va a spiegare il 70% di tutto il traffico, di tutto il traffico mondiale. Bene, allora che cosa volevo? Questo aspetto ci deve un po' far riflettere su quello che noi dobbiamo tenere presente proprio per quanto è la definizione delle priorità. Allora cominciamo a vedere insieme qualche banale e piccola macchina logica, macchina mentale, che ci permette ogni volta che abbiamo un problema di definirlo e di capire che cosa dobbiamo affrontare per prima. E quindi vediamo subito che per definire le priorità può essere utile questo schema. Fra l'altro vi trasmetto quello che mi è stato utile nell'esperienza pratica. Ecco, probabilmente ci sono schemi migliori o più forbiti. Devo dire che vi risparmio in questo momento la costruzione, diciamo, molto sofisticata delle mappe mentali. Io credo che se cominciamo da queste cose essenziali, poi è chiaro che sulla base di queste riusciamo probabilmente a costruire poi sistemi che via via sono sempre più complessi. Allora, qui è molto semplice, lo schema che vi suggerisco è proprio questo. Per ciascun, diciamo, evento che noi possiamo avere come problema, come aspetto da gestire, ne abbiamo una valutazione di importanza, una valutazione di urgenza, possiamo avere delle cose più o meno urgenti, e una valutazione di tendenza. Per ciascuno di questi possiamo mettere una valutazione, quindi potremmo avere delle cose molto importanti ma di bassa urgenza, o delle cose, diciamo, di media importanza ma molto urgenti. Se pensiamo, diciamo, a certe scadenze, magari il bollo dell'auto è una cosa di media importanza o di bassa importanza, ma che ha un'urgenza perché deve essere fatta in un determinato momento, se no dopo si incorre in una morte. Ecco, una cosa da questo punto di vista: se si mette il problema nella riga e poi qui si mette importanza, la urgenza e la tendenza è, se io non faccio, vuole rispondere a questa domanda, se io non faccio assolutamente nulla, questo problema come diventa? Diventa stabile, resta così, peggiora o migliora? Ecco, questa è una domanda piuttosto importante, no? Se mi sto riempiendo di macchie e perché, diciamo, ho un'allergia e non intervengo, come questo problema si evolve? Guarisce da solo, peggiora, migliora? Ecco, questo tipo di cose sono alla base del setaccio, ecco, di questo piccolo setaccio per definire le priorità della giornata. Altro elemento che sono sempre propedeutici poi all'esercizio che faremo è quello del trovare un linguaggio adatto a risolvere i problemi. E noi spesso, chiaramente qui c'è poi un tema interessante dal punto di vista psicologico, che è il nostro modo stesso di vivere, noi, che si chiama in tanti modi, ma è soprattutto la semplificazione della vita psichica. Noi abbiamo, diciamo, poche, diciamo, per gestire e per vivere la complessità dell'esistenza umana, noi ci affidiamo e semplifichiamo molti parametri, no? Per cui, non so, abbiamo, e questi naturalmente si chiamano poi i pregiudizi, i preconcetti e tutte quelle cose che ci servono proprio per riuscire anche a rapportarci con gli altri. Questo tipo di giudizi, naturalmente, quando facciamo il problem setting, possono costituire delle semplificazioni e quindi delle interferenze. E quindi una delle cose che si, diciamo, suggeriscono nell'affrontare i problemi è di impiegare tempo, diciamo, nella descrizione puntuale del problema, perché spesso questa è una parte che si salta. E saltandola, naturalmente, poi questo va a impattare a cascata tutta la metodologia delle decisioni finali e della scelta della soluzione migliore. Quindi, invece di fare un giudizio sommario, se pensate anche come alcuni sono manager, sono dirigenti, quando una persona viene in ritardo o una persona non ha fatto una cosa, gli si dice: sei pigro o non sei capace, tutto questo, diciamo, tipo di considerazioni sono cose che
dal punto di vista dell'individuazione del problema, e poi lo vedremo anche domani con l'assertività, anche l'assertività, ecco, tende, diciamo, a fornire giudizi il più circostanziati possibile, però proprio per un semplice motivo. Questo è un po' tipico anche di noi italiani, che siamo più portati a esprimere giudizi piuttosto che a puntualizzare gli atteggiamenti. Ma anche nella mia esperienza, in cui, diciamo, mi sono occupato molto di valutazione delle prestazioni, è essenziale proprio fare in modo che la persona venga giudicata per quell'istante che ha fatto, ecco, non giudicata in modo generalizzato o pregiudiziale, proprio per un semplice motivo, che se la giudichiamo nell'istante, poi possiamo procedere a un miglioramento. Se la giudichiamo con un pregiudizio, questo aspetto è per sempre. Quindi da questo punto di vista, su questo aspetto bisogna un po' allenarsi. Ma giudicare con un pregiudizio è quella semplificazione che vi accennavo prima. È il nostro modo naturale di convivere con il mondo. E da emotivo a descrittivo, e ovviamente siamo sul campo delle opinioni, ai fatti, e poi dal generale, dagli aspetti generici allo specifico. Nella carta successiva vediamo un po' di esempi che possono aiutarci, anzi non è proprio quella successiva adesso, che ci possono aiutare. Allora aspettate che ve la faccio vedere qua, scusate, che è questa, e poi dopo ripasso su sull'altro tema, ecco, un'altra macchinetta che volevo proporvi. Allora, questo è un tipo di distorsione, ecco, leggiamole insieme. Ci sono verbi e nomi e verbi generici, le procedure non funzionano, c'è qualcosa che non va. Ecco, questo tipo di linguaggio difficilmente produce poi un'azione concreta che ci permette poi di rimediare. La gente non si impegna. Quindi bisogna un po', ecco, si invita a dimagrire queste generalizzazioni proprio per fare in modo che si possa andare un po' più nello specifico. Quindi quali specificamente, chi, come e cosa. Altri aspetti che noi utilizziamo spesso sono i quantificatori universali, sempre, mai, dovunque, eccetera. Il mio lavoro non mi piace, ma è proprio tutto quel lavoro che non ti piace, quali sono gli aspetti positivi e negativi dell'attività. Tutti i venditori sono ruffoni, nessuno compila mai ordini leggibili, quindi queste sono tutte, diciamo, generalizzazioni che naturalmente creano, come vi dicevo prima, quell'interferenza invece nel puntualizzare, nel descrivere il problema. Ecco, potete considerare con me che se si parte in un modo generico è molto probabile che poi si arrivi a delle soluzioni altrettanto generiche e inefficaci. I verbi servili, si deve fare così, cosa succederebbe se non venisse fatto, e poi i comparativi zoppi, che sono è meglio, è peggio, ma non si dice esattamente di che cosa, meglio rispetto a cosa. Ritorno un attimo indietro, che era un po' quella, un'altra macchinetta che mi è stata, diciamo, suggerita quando, diciamo, avevo quasi finito l'università, ed è una riflessione che faccio spesso, proprio su come, diciamo, affrontare i problemi e su come studiare. Anche perché mi raccorgo che anche i miei tre figli continuano a utilizzare un metodo che è sempre lo stesso. Adesso poi mi ricollego che il modo anche poi sempre nella parte di come affrontare i problemi. Cioè, alla fine si legge e si ripete. E anche a scuola si fanno poche domande. Chiedo anche a voi se anche questa cosa, e se mi incoraggiate, se anche questo accade nella vostra esperienza, soprattutto anche le persone, diciamo, che sono fresche di studio e li stanno facendo. È un po' così? Se non è così, mi dite che ho salto la carta, perché così non voglio. È un po' così, si legge, si ripete, eccetera. Allora, una delle cose che si considera, e questo è il metodo, vi dice la bandiera canadese, perché è come i piloti, è un metodo di come i piloti dell'aviazione civile canadese imparano le missioni. Allora, i piloti devono imparare cose non particolarmente, non particolarmente accattivanti, eccetera, ecco, non sono, diciamo, cose di grande passione, però devono saperlo molto bene, devono imparare la memoria
e naturalmente devono conoscere le cose perfettamente in tempi brevi. Quindi, se volete, questo modello di apprendimento è quello che si dice un benchmark, un punto di riferimento. E quindi io credo che affrontare, diciamo, anche un problema, sia con le parole grasse, le parole magre, le cose specifiche, ma anche con questa piccola metodologia, che poi vi chiederò domani, perché io sono certo, facciamo una piccola scommessa, che adesso che ve lo spiego, io domani ve lo richiedo, e sono certo, abbastanza certo, che voi ve lo ricorderete. Perché in effetti è basato anche su un aspetto mnemonico, che sono le lettere dell'alfabeto che vengono, diciamo, in sequenza. Allora, la prima è il metodo PQRST, quindi avete visto. Allora, la P è la visione preliminare d'insieme. Preliminary, sì, è la preview, ecco, che in inglese magari suona un po' meglio. Avere la visione preliminare d'insieme è fondamentale per capire, diciamo, anche i confini del problema. Molto spesso questo è un aspetto piuttosto difficile, però è alla base poi anche dell'impegno che ci si può mettere, e magari anche poi, come vedremo domani nelle riunioni, di quali persone anche coinvolgere nella soluzione del problema. Quindi è essenziale questo aspetto. Ecco, se volete, una cosa che adesso magari è meno diciamo evidente, ma che si nota molto anche nel rapporto dello studio fra i libri italiani e i libri di stampo anglosassone, a parte la lingua, hanno anche di solito una fondamentale differenza. La differenza sta nella... Vi faccio qualche sfida, perché poi dopo, se vi stufate, poi facciamo la pausa, ovviamente. Che se fa caldo poi... Sono previste anche le pause, vero? Sì, da questo punto di vista, quindi a seconda della... Adesso andiamo avanti così. Qual è quella cosa? Non so. Sì. Sì. Esattamente. Hanno una tecnica di domande e risposte, e che quindi in effetti anticipi esattamente questo metodo qua. Perché una cosa dell'aspetto preliminare è che l'indice sta all'inizio. Nei libri italiani spesso l'indice sta in fondo. Quindi l'aspetto, ecco, di fondo per affrontare anche una problematica, per affrontare un aspetto di studio, per affrontare un determinato cosa, è vederne i confini. E i confini, per esempio, anche nell'affrontare un libro, sta proprio nel leggere l'indice. Quindi la visione preliminare d'insieme. Altra cosa che io ho sempre un po' subito sono le domande, le question, la Q. Question, da quesito, si traduce anche abbastanza bene così. Cioè farsi delle domande sulle attese, di che cosa ci aspettiamo, ecco, come soluzione di un determinato problema. Anche in questo caso domande, come vedevamo prima, delle domande specifiche, non delle domande sempre solo generiche. Cioè cosa ci aspettiamo di un determinato argomento? Soprattutto anche in questo caso, c'è anche un altro libro, Problem Solving Strategico da Tasca, di Giorgio Dardone, poi anche questo ve lo citerò, in cui sottolinea soprattutto che il disegnare la situazione desiderata è una delle basi della motivazione per la soluzione del problema. Non so se questo avviene spesso. Vi dico delle cose risapute o delle novità, in qualche modo? Come, allora, una delle cose importanti, facendosi delle domande, di come, cosa ci si aspetta da un determinato problema, ma anche la possibilità di riuscire a rappresentare la situazione come se il problema fosse risolto. È una delle basi del problem solving, che ti motiva verso la meta, dal punto di vista proprio concettuale. Allora, questi passaggi, se volete, vi sto dicendo, magari, e me ne rendo conto, magari delle cose banali, però volevo stimolarvi la riflessione su quante volte, ecco, pensate in un modo di questo genere, perché è un modo che a volte è controintuitivo. A volte, se c'è un problema magari specifico, si va nello specifico, non si parte magari dalla generalità e dalle implicazioni. Quindi, ad esempio a scuola, io vedo che ai miei figli chi fa le domande è perché non ha capito. E quindi a volte, secondo, almeno
nella mia osservazione, ma questo capitava anche a me, scommetto che possa capitare anche a voi, chi fa una domanda è sintomo di attenzione, invece chi fa una domanda non ha capito, quindi si impara a non fare domande e quindi si va a inibire uno dei fattori principali della motivazione all'apprendimento. E su questo ci credo parecchio. Ultima cosa, read e lettura veloce, non staremo lì a parlare di lettura veloce perché esula un po' dall'argomento, ma l'elemento appunto di comunque di entrare proprio specificamente nella materia, il summary che è il sommario e quindi la capacità poi di riassumere, dicevamo prima, e lo dicevi prima tu, che i libri anche di architettura, no? Se non sbaglio, di archeologia, ecco. E tutti i libri, anche americani, hanno anche una caratteristica, che fanno il riassunto prima o dopo, no? Di ogni capitolo c'è poi una fase di riassunto. Naturalmente all'italiana noi leggiamo subito e solo il riassunto, ma in effetti questa è una parte importante, se vogliamo, invece, di quello che è la fine di un percorso. Da ultimo c'è il test. Il test lo facciamo con gli esercizi, eccetera, e quindi la verifica naturalmente l'apprendimento. Allora, perché volevo condividere con voi questo aspetto? Ma perché secondo me il tema ha delle contiguità con il tema del problem solving, perché quando noi affrontiamo un problema, come andremo a fare fra pochissimo, questo tipo di riflessioni, anche se il primo problema è un problema, diciamo, di tipo tecnico e produttivo, quindi può sembrare banale, però ci permetterà anche di mettere in pratica qualcuna, ecco, di questi suggerimenti. Allora, questi signori qua sono un po' vecchiotti, quindi la fabbrica sono radiatori, quindi fra l'altro mi scuso per l'immagine, sono i radiatori per il riscaldamento delle automobili, e quindi noi adesso faremo questa breve lettura di 20 minuti. Vi chiederei se potete, e sono tutti i lavori che facciamo in gruppo, ecco, di fare una lettura e di discuterne fra di voi. Questo è un banale mica tanto, ecco, problema produttivo, niente, non c'è bisogno naturalmente di nessuna competenza specifica tecnologica per poterlo affrontare. E l'obiettivo è quello di, diciamo, individuare quella che secondo voi è la soluzione. Questo ci darà la scusa per vedere un altro piccolo strumento per affrontare i problemi e quindi per individuare le cause, perché siamo nella prima parte, individuazione delle cause. Quindi adesso, scusate, passo alla distribuzione del caso. Nel frattempo vi pregherei di mettervi in circolo. Quanti siamo adesso? 23, quindi possiamo fare dei 4 gruppi da 6, vi può andare bene. Lo leggete, vi fate un'idea su che cosa può essere e poi la condividiamo in plenaria su che quali possono essere le idee. Quindi vedremo, ecco, la tecnica per individuare le cause. E poi mi aiuterete, perché anch'io di radiatori non ho mai capito molto, e quindi a questo punto vediamo. Benissimo, grazie. Allora, diamo sempre uno a testa, no? Prego? Sì, diamo sempre uno a persona. Sì, uno per ciascuno. Prego, allora diciamo che da adesso sono giusto le 4:20, facciamo alle 4:40, quindi ci diamo 20 minuti per discutere, eccetera. Vogliamo attaccarci anche la pausa? Se siete stanchi, eccetera. Se no possiamo... Sì, come preferite, adesso io non c'è necessità di... Avete già preso? Perfetto. Allora, come volete fare? Volete fare anche la pausa, quindi ci rivediamo 4:40. Bene. Come va? Possiamo cominciare? Discussione? Vabbè, tanto che non è mica... Non è un problema. Quindi... Possiamo cominciare o volete fare la pausa? Vedo che vi siete alzati, però il bar non è aperto. Non sono arrivati, quindi facciamo la discussione e poi se resistiamo, perché tanto non sarebbe così. Possiamo allora cominciare, che sospendiamo un attimo la soluzione. Prego.
No, io faccio, mi dite voi come a livello di gruppo qual è secondo voi la causa, poi dopo l'attacchiamo lì e poi ci facciamo uno schema e vedremo in effetti se confronteremo le varie cause, ecco, per pervenire a quella che secondo noi è quella giusta. E c'è, potrebbero essere, beh, diciamo che ne discutiamo due o tre, insomma, non penso che ce ne siano mille. Va bene? Posso? Apprezzo moltissimo, fra l'altro, il vostro entusiasmo, quindi è assolutamente apprezzamento. Lo facciamo adesso in plenaria, che così condividiamo per tutti. Bene. Allora. Facciamo, allora partiamo da qui, visto che stanno discutendo. Posso avere la vostra attenzione? Bene. Grazie. Allora. Allora, possiamo partire da voi? Avete avuto... Allora, per ragioni di streaming... Posso partire? Sì? Allora, per ragioni di streaming, ripeto a chi è collegato in remoto il caso che adesso andremo a discutere. Si tratta di un'azienda metalmeccanica di radiatori che ha un problema nella sua linea di produzione, nel senso che la verniciatura risulta imperfetta perché vengono fuori dei crateri nella fine, quando il prodotto passa la verniciatura. Quindi adesso diciamo, non possiamo, per chi si è collegato, spiegare o rileggere tutto il caso che il gruppo ha discusso diciamo, precedentemente. Adesso l'obiettivo che noi abbiamo è di individuare quelle che sono le cause di questo difetto, di questo problema, e capire attraverso una sequenza di domande se in effetti questa causa è la causa vera che ha prodotto questo problema. Va bene, allora possiamo cominciare e direi a un gruppo, a caso il vostro, che ha dimostrato grande entusiasmo, insomma, come tutti, e quindi vi ringrazio di questo, anche perché credo che non è che poi è semplicissimo, insomma, affrontare anche quello che è un problema produttivo. Qual è secondo voi la causa del problema? Una o due, ecco, come volete. Le segno semplicemente e poi dopo in una seconda fase le discutiamo. Prego. Ha già giusto il microfono. Io ho una, poi l'altra, perché non... Vabbè, non è un esercizio di concordanza, quindi ditene due o tre quelle che ritenete opportune. Vabbè, noi cioè, abbiamo pensato che l'unico... Ditelo, che poi dopo lo spieghiamo, e non ancora adesso la spiegazione. No, devo soltanto segnare lì le cose e poi dopo le discutiamo una per una attraverso il confronto. Sì, abbiamo pensato alla causa, cioè che la causa può essere il mancato avviso alle nuove dipendenti del problema della crema, cioè una delle cause potrebbe essere. Quindi, questa. Mancato avviso crema alle nuove dipendenti. Alle nuove operaie, perché sono... Bene. Prego. Allora, secondo me, dove ci sono le due vasche di lavaggio, una è in funzione, mentre l'altra viene ricaricata con soluzione fresca. Probabilmente quella soluzione fresca... Non attecchisce in maniera... Vasche di lavaggio? Sì. Quella nuova, cioè, vogliamo essere specifici, no? Vasche di lavaggio, cioè una, quella nuova, quella che si riempie? Sì. Ok. Allora, altro? Altri contributi? Avete qualche altra possibilità? Allora, scusate, se passiamo il microfono... Prego. Io ho pensato, abbiamo avuto diverse, secondo me andrebbe modificata la catena di montaggio,
e magari effettuare le operazioni di lavaggio dopo l'assemblaggio. Quindi quello che suggerivano anche i manager. E nel contempo magari riorganizzare la catena di montaggio, perché vedo un po' che le quantità prodotte sono difformi fra la linea 1 e la linea 2. Certo, ci sono, perché da una la parte linea si economy ne produce di più. Da una no? parte si producono 100 e dall'altra 115. E questo può essere la causa dei crateri? È perché da una parte ci potrebbe essere sovrapproduzione, dall'altra magari il contrario. Certo, questo è l'aspetto dell'organizzazione e dell'omogeneizzazione della produzione. Ok, va bene. Allora, lavaggio dopo e... Anche noi avevamo diverse possibilità e anche io avevo valutato una produzione oraria differente tra le due linee che poteva generare anche un'attenzione da parte delle montatrici inferiore piuttosto che un tempo di lavaggio e di essiccazione inferiore. E poi il tempo di lavaggio inferiore. Bene. Altri contributi? Secondo me, cioè secondo noi, però più il problema è abbastanza generico, quindi bisogna porsi delle domande sia per quanto riguarda il problema risolto l'anno passato e sia per quanto riguarda certo. la catena di montaggio. Benissimo. Cioè noi abbiamo bisogno di sapere cioè, il controllo scrupoloso, scusami, il controllo scrupoloso che è stato effettuato, poi si è interrotto, è stato concentrato soltanto in quel periodo. Perché se è stato concentrato soltanto in un periodo di tempo, si è abbassato quindi la percentuale, certo. si è abbassata la percentuale, questo significa che le operatrici non più soggette al controllo quindi, hanno riutilizzato la crema. Quindi la crema, comunque la cosa è la crema. Se è quella la cosa. Se invece diciamo il controllo viene comunque fatto anche dopo quel periodo, allora è evidente che la soluzione diciamo al problema non è sia il problema dei guanti che il problema della crema, perché le quattro soluzioni si possono dividere in due parti. Sì. Una è fornire alle montatrici una crema e l'altra fornire dei guanti alle montatrici, mentre le altre due soluzioni modificare la catena di montaggio oppure studiare la composizione delle vernici. Quindi se il controllo viene fatto sulle montatrici vuol dire che bisogna poi analizzare le altre due soluzioni e quindi farsi altre domande. Ad esempio, si utilizza un altro tipo di vernice oppure certo. si è... E quindi, diciamo, a seconda... Bisogna approfondire ulteriormente. Ai fini così, anche per ogni caso di studio, naturalmente, richiederebbe un ulteriore affinamento. Ecco. Ai fini, comunque, la vostra causa, secondo voi, del problema è indeterminata. Potrebbe essere anche la soluzione della vernice. Potrebbe essere, però da verificare con ulteriori domande. La metto qui comunque. Soluzione vernice. Bene. Tocca a voi. Anche noi abbiamo pensato a... una mancata informazione e formazione delle nuove operaie, ma perché vedendo la catena di montaggio, qualora il problema fosse stato la verniciatura, il problema l'avremmo avuto anche sugli altri due tipi di radiatori, perché comunque la verniciatura è unica per tutti e tre i tipi. Certo. Fosse stato la vasca di lavaggio anche... siccome dice che le vasche di lavaggio sono uguali in entrambi i processi, in entrambe le linee, dovevamo avere anche dall'altro lato il problema. Esattamente. Quindi noi ci siamo concentrati che il problema è proprio sulla linea di montaggio 2, certo, che è quella degli economy. E quindi certo. siccome è descritto che nella linea di montaggio 2 vengono messe le operaie a coppia una di fronte all'altro, e supponendo che il problema si verifichi nel periodo di punta di produzione, o meglio nei 15 giorni antecedenti dove certo. vengono assunte nuove operaie, sì. allora il problema è proprio in una mancanza di formazione e di professionalità
Sì, l'unico nostro dubbio era legato a che anche sulla 1 parte, in parte, diciamo, vengono messe in, anche due operai, però certo. Era proprio quel in parte, perché siccome sulla linea 1 vengono anche prodotti i radiatori dove c'è una singola operaia che lavora, abbiamo presupposto che il problema principale magari che su quella linea, essendo di più le operaie nuove, perché è basata essenzialmente soltanto su due operaie poste uno di fronte all'altro quella linea, allora si è scaturito questo problema su quella linea di montaggio. Bene, ottimo, grazie mille allora dei vostri contributi. Allora, avete ovviamente già anticipato delle soluzioni. C'è un'altra cosa? Prego, scusa. Prego. L'aumento dello scarto può derivare anche dall'aumento della produzione. Aumento della produzione, ok. Bene, allora vi siete già posti correttamente le domande. Lo schema che adesso vi faccio vedere non l'ho fatto vedere prima perché sennò avrebbe ridimensionato molto la discussione, invece da questo punto di vista si è realizzata la dinamica. Allora questa cosa qui la mettiamo qua e adesso vediamo insieme di in effetti definire il problema su questo piccolo, con questo schema. Allora, una cosa molto importante è quella di individuare, grazie, Progettino. Allora, il problema, come definire il problema? Qual è il problema? Ci sono dei crateri, ci sono crateri, perfetto. Quindi che cosa sono crateri? Crateri di vernice, quindi che vuol dire che esplode, insomma, la vernice, crateri di vernice. Che cosa non è? Non è il radiatore, ma il cratere di vernice è un difetto che può essere definito, cioè quello che è importante come schema logico è definire. Il cratere di vernice non è, per esempio, una striatura. O una mancanza di vernice, non è una striatura, non è un colore diverso rispetto allo standard. Vedete che questo aspetto poi implica, no? sulle cose, non è un colore diverso, ma aiutatemi voi, perché io non è che sia poi un tecnico, secondo me avete discusso più volte. Non è un accumulo di vernice su un pezzo. Non è un accumulo. Non è un accumulo, non è un accumulo, sono dei crateri, e quindi il cratere in effetti è anche abbastanza inusuale, se vogliamo, rispetto a questo. Dove si esprime questo problema, dove si verifica? Nei radiatori economy. La linea economy, giusto? Non si verifica sulle altre linee. Quindi dove non si verifica, che cosa non è, e questa è la cosa, la linea 1. E c'era anche la linea super, no? Cos'erano? Sì, sulla linea 1 sia la super che è super e regular. Ecco, è regular. Quindi è solo la linea economy che ha questo tipo di problema. Ecco, un conto è la linea, quando alla domanda dove, può avere anche una seconda valenza. E quindi dove si trovano questi crateri, cioè sul radiatore? Come sono? Sì, sì, dal punto di vista della linea, ma dal punto di vista in come sono posizionati sul radiatore? Sulla superficie. Quindi come sono? In modo regolare o in modo casuale? A caso. Quindi sono sparsi. Quindi, se sono sparsi a caso, per differenza vuol dire che non sono posizionati sempre nello stesso punto, il che è influente, secondo me, sulla soluzione. Ecco, vedete che a volte noi diciamo sempre quello che è, ma il dire che non è
ci delimita il confine, il campo di indagine che ci porta poi all'imbuto a individuare la soluzione. Quindi non sono sparsi a caso, quindi non sono ricorrenti, posizionati in punti specifici. Punti. Quando? Nel periodo in cui la produzione giunge al massimo, lo dice all'inizio. Quindi in economy, quindi nella sovrapproduzione. Sì, produzione massima, più solo produzione max. Quindi, cosa non è? Produzione standard. Bene. Quanto? Bravissimo. Ecco, sto guardando io perché... 6% bravissimo, cioè che quella è la tolleranza, ecco, non me lo ricordavo il numero così, quindi quanto vuol dire che una tolleranza è, il problema sta qui, in un numero di scarti che è superiore a quello che è l'accettabilità dello standard. Bene, adesso bisogna prendere ipotesi per ipotesi di soluzione e vediamo se in che misura può soddisfare, diciamo, questo tipo di analisi che abbiamo fatto nella definizione del problema. Allora, proviamo appunto la crema. Cioè, le operaie che o non sono avvisate, come avete giustamente avete dedotto, no? Cioè, le operaie sono nuove, eccetera. Fra l'altro, avete visto che c'è un aspetto anche di clima di lavoro, no? I comportamenti umani. Le operaie sono anche piuttosto... diciamo restie a mettersi una crema diversa, eccetera, quindi ci sono problemi che possono indurre chiaramente il management a dire caspita, qui sono loro, sono la crema. Allora, dunque, può il silicone produrre crateri di vernice? Sì. Vi racconto anche che c'è un'esperienza proprio in 3M, che fra l'altro è l'azienda di fronte a dove lavoravo, che in effetti faceva le pellicole. E quindi anche, mi dicevano appunto, anche la più piccola particella di silicone, se si deposita sulla, diciamo, superficie della pellicola, che poi dopo viene ricoperta dalla vernice reagente, poi la pallina di silicone salta via e produce questi crateri che rende inservibile. Ormai si parla però di tempi arcaici, perché sappiamo molto bene che, tra l'altro, era lo stabilimento Ferrania, e quindi possiamo immaginare che non ha più, diciamo, la Ferrania, ecco, non, cioè, è un'azienda che si è molto, molto ridimensionata. Comunque, quindi, possiamo dire che il fatto che le operaie si spalmino questa crema a silicone è un aspetto che può essere. Cosa? Dove? Qui è un problema. Perché non avviene nelle altre linee? Vuoi che le operaie si spalmano la crema a silicone che le altre linee? Noi avevamo fatto la deduzione che non se la mettono la crema. Quindi potrebbe essere anche plausibile, potrebbe essere probabile che in effetti le operaie che non rispettano le condizioni e quindi non si mettono la crema sono le nuove, e quindi però un attimo, sono le operaie che vogliono mettersi la crema, perché prendere i pezzi senza la crema le rovina le mani, eh? È quello l'elemento, perché è al contrario il problema. Cioè, quindi le operaie che non si mettono la crema non dovrebbero, diciamo, causare questo problema. Quindi, diciamo, se le operaie, come dicevamo prima, non mettono la crema, fondamentalmente non dovrebbero causarlo. Ma così non è. L'altro elemento interessante è il dove. In una catena di montaggio possiamo presumere che l'operaio, poi ci sono testi anche importanti di sociologia sull'alienazione degli operai e la catena di montaggio, che fa sempre gli stessi gesti.
per cui il pezzo lo prendono allo stesso modo. Se fosse la crema silicone, difficilmente i crateri sarebbero random, no? o casuali, ma sarebbero sempre nello stesso punto. Quindi star lì a, diciamo, individuare e fare tutte queste normative sulla crema silicone non sembra essere la soluzione accettabile. Eh? Non sembra essere quella la soluzione. Vediamo, avete qualche altra proposta da fare un po' la challenge sulle cose? Prego, ti do il microfono, scusami che abbiamo sempre questo aspetto. Grazie. Anzi, se volete farlo voi, assolutamente lo stage è vostro. Allora, secondo quanto diceva Vito Stefano, sì. Effettivamente la soluzione sembrerebbe esserci quasi già all'interno del testo, quando dice che in una settimana il problema rientrava. Mm-hmm. Quindi se mettiamo a sistema poi tutti i parametri, però al tempo stesso, invece di prendere una o due settimane prima della punta di produzione, prendiamo 3 settimane prima gli operai, probabilmente hanno imparato in maniera migliore a verniciare, a montare i pezzi, e quindi il problema non si dovrebbe manifestare. Per cui tu ritieni che sia sempre un po' la professionalità dell'operaia? E secondo me è un insieme di fattori, perché potrebbe essere un sistema, potrebbe essere un insieme di fattori. Vuoi fare magari una vedere cosa, come, dove, quando e quanto, se in una qualche misura... Secondo me si dovrebbe fare proprio un sistema matematico, quindi purtroppo non ne sono in grado. Adesso però, non abbiamo tempo per poterlo fare. Però, questa potrebbe essere una causa da indagare. Vogliamo vederne un'altra, magari delle cose? Avete qualche suggerimento? Prego? Potrebbe essere. Vediamo, vai. Gli ugelli a spruzzo. Allora adesso rifacciamo le domande, adesso magari può diventare un po' così, però se si rifanno metodicamente, vedete queste domande in questo piccolo esercizio, possiamo vedere di sfidare se, diciamo, l'ugello a spruzzo, quindi se l'ugello a spruzzo non funziona, può fare i crateri? O magari fa delle striature, dei colori di intensità diverse, o fa degli accumuli di vernice. È probabile che il malfunzionamento di un ugello ti vada più sulla parte non è rispetto a quella del cratere. E quindi non è l'ugello. Prego. Ci diamo del tuo, quindi continuiamo a darcelo. Dimmi pure. Sulla linea 1 i pezzi vengono lavati. Poi verniciati, rilavati, poi vengono montati. Viene fatto un secondo lavaggio? No. Viene fatto un secondo. Sulla linea 1, però mi sembra che sia una produzione in più, che non credo che sia la linea economy, che è soggetta a due lavaggi. Appunto, questo... È la linea lusso che è soggetta a due lavaggi, giusto? La linea... No. È la linea... Perché dato che si trova sull'economy... Sì, così che dice che questa è la linea super. Nella 2 c'è il problema. Ma nella 1 non si fa sia la super? Nella 1 non mi sembra che si faccia la super. È nella 2 che c'è il problema. È nella 2 che c'è il problema. Dove non c'è questo ciclo qua? Sì, però qui c'è soltanto super. Perché c'è un errore del testo. Adesso non riesco a... Può darsi che la super che viene prodotta in numero minore abbia un suo percorso più. Sì. Proviamo. Chi è che aveva detto le vasche di vernice? Prego. Io stavo notando che ogni linea di produzione ha due vasche di lavaggio. E ogni vasca viene riempita ogni 30 minuti. Perfetto. Però, essendo la produzione, come ho visto, disallineata, probabilmente il materiale di lavaggio è più sporco nella linea 2 rispetto alla linea 1. Proviamo a vedere se funziona
con le domande. Allora, vasche di lavaggio. Allora, il problema, vasche di lavaggio, cioè la causa, ecco, possono essere vasche di lavaggio. Possono delle vasche di lavaggio, quindi sporche, quindi con dei sedimenti, eccetera, produrre dei crateri? Perché nella produzione 1 ha un numero limitato. Esattamente. Ma nella 2 contiene un sacco. Non è sufficiente. E non ce la fa. Esattamente. Certo. Certo. Mio parere personale. Però ti ho tenuto, chiuderai in fondo, perché sennò mi rovinavi tutta la... sta scherzando, no? Adesso lo vediamo. No, no, ma infatti l'avevi detto, adesso si viene a questa conclusione, te la riconosco assolutamente. Era per far vedere un po' tutte le cause, no? Ovviamente. Quindi, onore al merito della vasca di lavaggio, verifichiamo se anche secondo voi è la vasca di lavaggio. Allora, il cratere di vernice la può fare, perché sono delle impurità, questi pezzi non vengono lavati bene, ci sono delle impurità su questo e vengono fuori. Dove? La linea economy, giustamente, osservavi che è quella sottoposta a uno standard di lavaggio di 30 minuti, ma i pezzi aumentano molto di più. Quindi di fatto è probabile che non ce la faccia, che quindi gli ultimi pezzi siano più sporchi. Sparsi a caso? Sì, perché chiaramente le impurità nella vasca di lavaggio sono sparse a caso. Quando? Quando la produzione è massima. Anche questa cosa si verifica, perché è chiaro che questa cosa qui non avveniva quando la produzione era nello standard, perché la vasca ce la faceva a ricambiare l'acqua. Vabbè, quanto? Ovviamente questo è un aspetto tecnico così. Per cui, teoricamente, piuttosto che... Prego? Via. Anche l'anno precedente non risolta. Allora, l'anno precedente è probabile che la cosa si sia risolta per una casualità, che è quello che è terminata l'esigenza di produrre di più. Non c'è scritto, apposta. No, non c'è scritto, ma potrebbe essere una vostra deduzione che giustamente avete sottolineato. Perché chiedersi, farsi la domanda, ma perché l'anno precedente si è risolta? Cioè, il caso è interessante perché l'anno precedente si è risolta e si è risolta in corrispondenza di una normativa alle operaie sulla crema diversa dal silicone, che però è una coincidenza. Qui possiamo vedere come in effetti i problemi emergono anche in modo subdolo, no? Non sono poi così chiari e quindi da questo punto di vista ha creato, ecco, diciamo, nel management di questa società il pensiero che in effetti la colpa fosse sempre dell'uomo e mai della macchina. Invece in questo caso la colpa è della vasca, teoricamente. Prego. Sì. Sì. Però la linea 1 prevede più lavaggi, cioè lavaggio standard del pezzo. Sì, prevede più lavaggi, certo. E poi rilavaggio. Quindi è vero che, certamente, diciamo, nella linea 2 vengono lavati 112 pezzi e nella 1 vengono lavati 5, però 100, i pezzi super vengono più rilavati. Ma quella per una qualità migliore costa di più. Cioè sporcare alla stessa maniera l'acqua, dato che vengono rilavati, penso. È un'osservazione di ulteriore approfondimento, sì. Però adesso lì non mi ricordo bene se in effetti le vasche erano due, cioè la vasca che ha la capacità di far transitare più pezzi è quella della linea economy, che ne ha due. Cioè, perché una si riempie e l'altra così. L'altra, siccome entra più materiale dentro. Certo. Non siete convinti, prego. Arrivano, cioè arriva il materiale sia per produrre il regular che il chipper. Ma c'è il conto, 135-65, abbiamo un totale di 100, a fronte di 115 e economy, quindi ci sono solo. Ma poi i 25 vengono rilavati su, devi fare la sola. Sono 115 economy. Ma non è proprio rilavato. Ma sono solo 15, cioè non è. Fa 115. Sono arrivo. No, non sono arrivato, però possiamo anche vedere come farla. Come? Sì, 35,
quando vai in vasca, non è una edizione statale, che diciamo in vasca, la diciamo è successiva. Allora, fatto salvo che naturalmente sono accettabili tutte le ipotesi, non è che questo caso è un caso di problema chiuso, per cui diciamo che tendenzialmente la soluzione è che le vasche di lavaggio hanno una responsabilità sicuramente maggiore rispetto alla responsabilità che può avere la crema silicone. Abbiamo individuato in questo schema che non è la crema silicone ma sono le vasche di lavaggio. A questo punto la discussione può proseguire, come tu giustamente notavi, relativamente alla quantità di pezzi, eccetera. Ma questo io direi che, visto il vostro lavoro e il vostro impegno, possiamo, uno, esservi meritati una breve pausa, anche se purtroppo mi dicono che il bar non è ancora aperto e quindi magari una scorta d'acqua potrebbe essere così, o volete proseguire con la seconda parte? Io sono assolutamente disponibile. Fate una pausa che fa anche caldo per voi. Diciamo che ci rivediamo fra 10 minuti, eh? Poi dopo così avete modo di discutere più così.